Ciao ragazzacci, io sono Metro125 e oggi siamo qui su Xplane 10. Ho preso un plugin che vi farò vedere subito, però intanto ammirate quanto è bella Londra. Quanto è bella, ma quanto l'ho fatta bella col fotoreale, ma veramente. Ovviamente uso sempre Ortofoto 4XP e niente, è fantastico. Guardate, intanto lì c'è una barchetta che si muove, la fine del mondo. Ma va bene, ritorniamo dentro perché voglio prima di ogni cosa farvi vedere il plugin che ho preso. Si chiama Goodway, Goodway versione 5. È fantastico perché vi permette subito, senza diventare matti, di fare tutto quanto. In pratica aggiunge quello che manca, che secondo me manca Xplane. Una cartina, una mappa, un modo per guardare subito velocemente le informazioni che vi servono. Voi direte: vabbè, qui che hai fatto? Ho fatto il primo flight plan. Il flight plan, vabbè, rimane qua. Voi direte: va bene, ok. Adesso cliccate questo pulsante e guardate qui, lo potete settare per darvi un sacco di informazioni. Ma noi siamo qui e dobbiamo andare verso London Heathrow. Non so se la pronuncia è perfetta, però chi se ne frega. Come vedete, subito vi dà delle informazioni che sono fantastiche. Vi dice i VOR che ci stanno nelle vicinanze. Potete pure settare le cose. Questi sono i fix, se non sbaglio, o qualcos'altro che adesso non mi ricordo. Gli NDB sono questi. Questi sono gli NDB, quindi vi dà un sacco di informazioni. Vi dice miliardi di cose che neanche voi potete immaginare quanto sono importanti per il volo. Quindi sono informazioni utilissime. Come vedete, qua ci dice: guarda, che se vuoi andare a Londra ti viene sicuramente comodo utilizzare il London VOR. E infatti io farò, utilizzerò questo 113.60, che prima dovevo diventare matto per cercarmelo, perché voi direte: va bene, prenditi la carta di Londra, VFR, c'hai tutto quanto, vero? Ma le carte non corrispondono mai al gioco, quindi la realtà non risponde mai al gioco, e quindi questo è importante. Intanto lo metto un attimo da parte perché voglio vedere, farvi vedere quanto è bello questo. Ci ho messo un'ora per fare tutto quanto, per mettere tutto a posto. Però guardate che bello, aeroporto, cioè guardate lì le luci di Xplane su Flight Simulator non ci stanno. Io non vedo l'ora che esca Xplane 11. Le luci proprio sono fantastiche sull'Xplane. Inoltre, guardate in alto a sinistra, vi ho messo una barrettina dove c'è scritto i miei fotogrammi. Vi faccio vedere come quanto questo gioco sia proprio ottimizzato da cani. Comunque, ci sta e noi facciamo una cosa. Subito dobbiamo partire e partiamo con il nostro aereo. Io ho sempre il mio tracchiere per spostare la testa, vedete qua il tracchiere 5, il controller è il Flight OTA 6, i pedali sono i Thrustmaster, sempre la Thrustmaster, Flight Rudder Pedals e ci siamo. Non c'è nessuno, quindi possiamo subito accendere qua. Accendiamo la pompa all'inizio perché la pompa serve, accendiamo tutte le luci, tanto prima o poi vanno accese e facciamo partire. Quindi regolo anche il volume delle cuffie. Mi ero dimenticato di premere i pedali perché devo tenere i pedali per avere i freni. Ok, ci siamo. Quindi l'aeroporto c'è, le luci ci stanno, ve lo faccio vedere da fuori. Cioè, la cosa bella di X-Plane è proprio la qualità. Ho sbagliato, ho premuto la M, non dovevo premere la M. La qualità della grafica, cioè, è veramente bellissima. Cioè, avete una grafica che è la fine del mondo, guardate lì, è bellissimo. Adesso voi mi direte, come faccio? In questo caso è un aeroporto semplice, vedo che la pista è di là per partire, ma io dico, come faccio ad arrivare su a vedere la pista? Ci viene in aiuto Goodway, perché Goodway ci dice, ci dà tutta la mappa e inoltre ci dà anche quella dell'aeroporto. Se no, io adesso non lo so com'è che si fa, perché è la prima volta che lo uso, ma ci deve essere un sistema per farci dare la mappa. Ok, ho trovato, c'era il pulsantino da premere, quindi vedete qua, ci dice, guarda, non so come si fa a zoomare, se si può zoomare sarebbe la cosa più fantastica del mondo, perché vedete qua, noi ci dice, guarda che tu sei qui, devi arrivare alla 09 per partire, va bene, questa è la cosa che mi piace, quindi partiamo dalla pista 09 e vi dà tutte le informazioni. Allora, la prima volta che uso questo plugin, lo possiamo sempre allargare, vedete qua, dovrebbe darmi anche tutte i vari stand, ecco, vedete qua, io sono sulla GR Ramp e mi dà tutte le informazioni per raggiungere la pista e questa è una cosa fantastica. Inoltre ci dà tutte le piste che ci sono, le informazioni, i codici della radio per l'ILS, per le radio, per la ground information, ci dà un sacco di informazioni che sono utilissime. Sembra una cavolata, ma avere questo plugin è come avere le carte dell'aeroporto, sempre aggiornato rispetto al gioco, e questa è la cosa più importante. Quindi chiudiamo un attimo questo perché tanto in questo caso non mi servirà e io volevo soltanto mettere Goodway, la mappa. Ok, io sono qui, devo partire. Ok, devo partire. Mi dice anche, se io vado nel flight plan, mi dice, ok, devi andare su 265, quindi partire dalla pista 270 è per me partire in direzione 270, quindi dalla pista 270 mi converrebbe partire. Sapete che è una cosa fantastica? Quindi rilascio qui, i do gas.
Doggas, cerco anche di girare l'aereo. Partiamo dalla 270, non partiamo dalla 09. E voi direte: ma allora perché non ti metti il cosino? Infatti, perché non mi metto Goodway? Questa è una bella domanda, così vi faccio vedere come avevo fatto, che non mi ricordo più. Basta cliccare su OK sull'ICAO dell'aeroporto, ci dà la finestrella grande quanto vogliamo noi. Partiamo dalla 270, così siamo più direzione già giusta per partire, perché se partiamo di qua è un po' un casino. Non ci conviene partire di qua, andiamo a est, cioè 09 est, non ci conviene per niente, non ci conviene andare nella 270. Quindi perfetto, questa è tutta la mappa dell'aeroporto. Vedete qua, sembra una cavolata, ma avere queste carte ti facilita non poco la visione dell'aeroporto. Quindi andiamo di qua, seguiamo le luci. Ho preso anche una giornata molto carina perché così si vede meglio la qualità grafica di come si chiama, di X-Plane. Per me ci sta tantissimo, ci sta. Come vedete qua io sto ancora continuando col mio aereo. Intanto controllo che tutti gli strumentini siano a posto. L'aereo ha subito un aggiornamento, siamo alla versione 1.5, perché mi permette di avere... Hanno aggiornato il flickering che c'erano di certi oggetti. Va bene, devo solo alzare qui. Guardate le luci. Per me le luci di X-Plane sono veramente fantastiche, cioè, ma che ve lo dico a fare? Però, peraltro, se io clicco qui, vedete qua, pure che io perdo l'aereo, clicco qui e lui mi mette sull'aereo, mi fa vedere tutta la traiettoria che sto facendo. Partiamo dalla 2.7, perché noi dobbiamo andare su 2.65, anzi, visto che ci siamo, potremmo anche mettere, che non mi ricordo mai come si fa, questo qui, ok? Com'era la... Ecco, vedete qua, una cosa perfetta, com'era quella... Com'era quella... Ok, troppo ti sei allargato troppo, dammi qua. Com'era... intanto sto sbagliando tantissimo. Com'era il VOR che c'era a GLC? A GEL, anzi, perché questo qui è 113,60. Guardate qui, sembra un'informazione da niente. Intanto sto guidando malissimo. Vabbè, sto giocando con le cartine, che volete. Quando uno gioca con le cartine succedono queste cose. Allora, andiamo di qua. Troppe informazioni. Chiuditi tu un attimo. Ok, frena un po', va. Ok, noi dobbiamo andare da questa parte, sì, perfetto, diamo un po' più di gas per arrivare. Qui dovrei chiedere all'ATC, che ovviamente non c'è in questo gioco l'ATC, cioè l'ATC fa schifo, ditemi che non è vero poi. Dovrei chiedere all'ATC, signor ATC, senta, mi servirebbe passare, posso? Sì, vai, tranquillo, fai quello che ti pare. Quindi è già la pista questa, mi sembra strano che sia già la pista, ma sapete che è già la pista, com'è possibile? Che cavolo mi stai dicendo? Io non posso andare in pista. Di là pista non c'è, sono già in pista. Buono, buono, sta cosa mi fa un po' emozionare, perché in pista tu non dovresti mai andare, però va bene. Quindi cerchiamo di arrivare più velocemente possibile. Magari sai, sono un GA, forse dovrei partire da 09, forse la 27 si usa solo per scendere. Intanto vi faccio notare che il mio intanto iniziano a trapanare come sempre, perché se non iniziano a trapanare quando gioco non c'è gusto. Che gusto c'è? Ho iniziato a capire anche come funziona questo e io quasi quasi mo arrivo lì, che me frega, tanto non c'è nessuno, faccio quello che mi pare. Ci ho messo 10 minuti solo per arrivare qui, Come vedete c'è scritto ok, siamo qui, noi dobbiamo andare da quella parte. Volevo solo, no, ho sbagliato pulsante. Volevo un attimino chiudere XP Goodway, che io vi consiglio di prendere perché è importantissimo. Volevo andare sul Vlock 1, che non mi ricordo mai com'è che si fa ad andarci. Non è questo, aspettate un attimo che devo cercare la posizione per andare sul Vlock 1. Ok, ci sono andato. Se io metto 113, 113 e piccolino faccio 60. Con la rotellina piccola fai 60 e faccio vlock. Ok, vedete qua, mi dice Londra, il vol di ronda, radiale, ok, distanza, mi dice una distanza che è importante. Dovrebbe attivarsi anche il DME, ma non credo che questo aereo abbia il DME, quindi non si attiverà mai il DME. Quindi io direi di partire subito senza perdere più tempo. Mettiamo i flaps a take off, quindi take off vuol dire parti, abbiamo quello lì messo, questo ce l'abbiamo qui, diamo della potenza, rilasciamo i freni, acceleriamo. Cerchiamo di tenerlo dritto. Il mio aereo, come vedete, tende a sinistra. Vedete qua, tende a sinistra. Io devo correggere col piede destro. Quando arrivo a 60, posso anche tirar su. Vai, vai, tira su, tira su, tira su. Ok, perfetto. Poi, dopo che è partito, togliamo un po' di gas. Non facciamolo alzare troppo perché mi voglio gustare il paesaggio. Io faccio i voli su X-Plane per gustarmi il paesaggio. Niente di più. Niente di più. Togliamo potenza perché ormai per me è una questione di gustarmi il paesaggio. Dovrei anche ruotare questo perché io devo arrivare sulla 2.7. No, sulla 2.7 ti prego, ti prego. Purtroppo non avere i pulsanti. Qua dovevo settarlo prima. Radiale 2.70 mi serve, che è proprio la radiale che devo andare a prendere io. L'ho oltrepassata. Non fa niente se non è precisissima. Ok, tanto l'aeroporto sappiamo che è da quella parte. Il bello di XP, guardate lì quante luci, anche se sembrano fotografi.
sembra una cosa dei fotografi, stranissimo come si vede, sembra, guardate qui il sole sul mare, io lo faccio vedere anche da fuori, che mi frega che cade tutto, può anche cadere per me, guardate qui che figata che è, cioè ditemi che non è bello, guardate qui con tutte le luci e mamma mia, X-Plane per le luci è veramente qualcosa di fantastico. Tiriamo su i flaps, io avevo ancora i flaps accesi, ovviamente adesso devo controllare dentro, perdonatemi se ho fatto questa cosa, ok, facciamolo salire un po', facciamolo salire, non lo faccio salire, 65-70 si sale, di solito si guarda la velocità sui piccoli aerei, sui grandi aerei invece si guarda altre cose. Comunque siamo già a 1000 piedi, no, non salire troppo, ti prego, non salire troppo, così va benissimo. L'aeroporto noi sappiamo che è da quella parte, la distanza ce la dice qua, ce la dice il GPS fantastico, ci dice guarda che sei da quella parte. Io intanto sapete che faccio? A parte il fatto che devo sistemare un po' l'aereo che sta, per guardare a destra e a sinistra sto lasciando perdere cose importanti. Comunque l'aeroporto deve essere da quella parte. Voi direte adesso come fai a sapere dove andare a parcheggiare? Ce lo dice sempre XP Good Way. Per me XP Good Way è il software fantastico proprio per questo motivo qua, guarda, perché ti dà delle informazioni che XPlane non si sogna neanche di darti. Dice oh, vabbè non te le do. Ah, me le dai che cosa? Scusa, me le devi dare. Come non me le dai? Quindi ci mancano 18 ancora miglia. Io ho accelerato un altro po'. Voglio tenere a 1200 per... Guardate qui che bello. 21 fps. Inizia a sentirla... È pesante questo scenario, è pesante. Non avere X-Plane e poi è ottimizzato da cani. Sapete che vuol dire ottimizzato da cani? Ve lo dico io che vuol dire ottimizzato da cani. Vuol dire questo. Vuol dire che riesce a fare 20 fps. Forse sto spingendo troppo sulla qualità grafica. Dovrò poi abbassarla. Con tutti questi plugin e tutti questi scenari che ho messo è molto pesante. Questa è una parte scenario. Il tracky air, vedete qua, non gira fluido per niente. Questa è una cosa che mi dà fastidio. Questa è una cosa che mi dà molto fastidio, Non avere almeno 30... Cioè, diciamo che su X-Plane, voi lo sapete, dovete tenere 30 fps. 30 fps su X-Plane? No, ma devo abbassare un po' la grafica, perché così non si va da nessuna parte, guarda. 15 fotogrammi, mamma mia. Ve le faccio anche vedere le opzioni di rendering. Io le ho messe così, ma non ce la fa. Quindi devo iniziare a abbassare un po' di cose. Extreme è troppo per me. Non ce la fa. Very high, mettiamo high. Mamma mia. Qua mettiamo 4, mettiamo 2 per, perché non ce la fa. E non ce la fa, che vedevo di... quindi ok, ritorniamo subito nel gioco. Non ce la fa, inizia X-Plane con questa qualità, non ce la faccio a tenerlo. Il mio PC, vabbè che X-Plane è proprio ottimizzato da un cane, c'è un cane che fa questo codice, infatti si vedono i risultati, perché riesco a giocare a tutto tranne che a X-Plane. Ok, ho abbassato la qualità grafica, abbiamo già recuperato un sacco di neanche si vede tanto male, non si vede neanche tanto male. Io non capisco soltanto perché il mio aereo tenta ad alzare il musetto. Tienilo giusto, musetto, gentilmente. Ok, comunque, ci siamo. Abbiamo il VOR, abbiamo il DME, abbiamo tutto. Devo solo abbassare il musetto. Devo capire perché non lo tiene basso. Sto faticando a tenerlo basso. Vedete qua, togliendo un po' di qualità, scendo a 30 fps. Ma 30, diciamo che su X-Plane tenere 30 è già buono. Già avere 30 è da favola. 30 lo sognano tutti, quindi io provo a fare il possibile, ma questo X-Plane fa schifo, non vi posso dire niente. Già dicono che con l'11, che ancora non è uscito su, come si chiama, su X-Plane, su Steam, quindi deve uscire, ci sia questo ci sia più facilità ad avere grossi fotogrammi, più fotogrammi, ecco, più fotogrammi, più fluidità, e va bene. Ma questo qui era proprio fatto da cani. Vabbè che io ci ho dato dentro con la qualità, guardate il numero di oggetti, Londra sembra realistica. Adesso vorrei un applauso per Londra, perché è fatta benissimo, è fatta. Ok, sto iniziando a scendere perché voglio livellare a 1500, quindi 1500 è il mio obiettivo. Non sto utilizzando i pedali perché comunque l'aereo sta andando dritto, non c'è bisogno di modificare niente. Siamo sulla giusta rotta, io devo abbassare ancora un po', devo abbassare sempre tanto questo aereo, Devo sempre abbassarlo tanto perché tende tanto a salire, è molto leggero, non sto dando neanche tutta la metà del gas. Guardate che bella, Londra è veramente bella. Vedete qua, 30 fotogrammi, adesso si può giocare. Purtroppo X-Plane 60 fotogrammi non li vedrete mai da nessuna parte, a meno che non inizi a togliere il fotoreale, tutte le librerie, in pratica volate e basta. Però se volete vedere un po' di qualità, 30 fotogrammi è giusto, 30 fotogrammi ci stanno tantissimo. Niente, io intanto volevo vedere una cosa su X-Plane, su Good Way.
sul flight plan, perché è GLC, vedete qua c'ha due piste, quindi a parte il fatto che la qualità delle informazioni che ti dà questo programma è fantastica, tutti i gates, ti dice, aspetta, che cos'è che ho modificato, cos'è successo, ho visto l'aereo che ballava, no, ma va bene, comunque sono anche in una zona difficile, qua Londra è veramente bella, guardate qui, tutte le casette, tutte le luci, eh sì, vanno a impegnare tutto, poi X-Plain che è proprio fatto da un cane, guarda, un cane ha fatto l'ottimizzazione di X-Plane, purtroppo sì, i cani hanno iniziato a far così, a capire queste cose, a capire e programmare, e succede queste cose, come qualità non dico niente, però non posso ottenere Extreme, già la 970 non ce la fa, ma neanche la 1080 ce la farebbe, su X-Plane non si va da nessuna parte, si sa, chi gioca X-Plane queste cose le sa. Dicevo, mi sono dimenticato perché l'ho chiuso, devo guardare dove voler atterrare, quindi io vado in flight plan, clicco questo qui che è importantissimo, io ho due piste, la 09 o la 27L, visto che io arrivo da ovest prendo la 27L, quindi 27 sulla sinistra, L vuol dire left, fantastico, vi dà un sacco di informazioni, vi darebbe anche tutte le informazioni dell'aeroporto per contattarlo, ma non ce n'è bisogno perché fa schifo, in pratica l'ATC di default, l'ATC di X-Plane fa veramente schifo. Non mi sto alzando perché mi volevo gustare proprio il paesaggio, non mi sto alzando apposta in volo, cioè io voglio proprio gustarmi il paesaggio, non me ne frega niente a me. Potremmo provare a mettere... Quanti chilometri mancano? Ancora mancano 10 miglia, ma sapete che quasi quasi io gli do un colpettino verso su, gli dico plugin, dammi l'ILS che voglio vedere se questo aeroporto ce la fa, sulla 27L... 109,50, vedete qua, vi dà delle informazioni che dove le prendete in volo non le potete mica prendere, quindi vai qui, 109, ho detto 109,60, non mi ricordo più, vedete qua, per chi è 50 avevo detto, ok, 109,50, per chi come me non ha memoria è importantissimo, vi basta un colpo di mouse per ritornare qui, non so come fare, 109,50, guarda, è perfetta, la 27L, è perfettissima, Devo solo capire se me la dà, perché potrebbe non darmela. Vediamo se faccio così, mi dice ILL, non mi dice niente. Si vede che questo aereo non c'ha la possibilità di attaccare l'ILS, ma va bene. Noi arriviamo così, non ci serve fare niente. L'aeroporto io già lo inizio a vedere, è un po' più in là. Vedete là che ci sono tutte quelle concentrazioni di luci. Ah, dicevo, per chi magari volesse replicare... Qua peraltro c'ho 50 di fotogrammi, non si capisce perché. Per chi volesse replicare... quindi devo seguire, quello penso sia il Tamigi, per chi volesse replicare ho utilizzato Ottofoto XP ZL 17 o 18 per il fotoreale, ho preso EGLC e GLL dall'xplane.org, dal download xplane.org, è il sito principale di Xplane, guardate che bello, lo vedi a distanza, cioè, ma è veramente fantastico, cioè ditemi che adesso ditemi che vedete una cosa del genere su Flight Simulator X, non c'è una qualità, un numero di oggetti tale da godere proprio, io mi sto divertendo, a parte il fatto dell'inizio che avevo avuto quel piccolo problema, vabbè, non fa niente, non sto utilizzando i pedali, questa è una cosa che volevo dirvelo, i pedali io non li sto utilizzando per niente, perché tanto l'aereo è stabilissimo, questo qui è sempre il P2002 di DMAX 3D, DMAX 3D non è DMAX quello che fanno in TV, ma è DMAX 3D, si chiama proprio così, ed è veramente un aereo che va da solo, va. Mi spiace solo, devo vedere se c'è la possibilità, perché vedi qua, no, c'è la possibilità, ILS, lo vedi che funziona ILS, io lo tengo, che me frega, lo vedete qua, è perfetto, c'è lì, mi dice che sono a sinistra, quindi devo andare, vedete che ci sono due lineette, devono stare incrociate, sono a sinistra e sono basso, ma l'ho fatto apposta essere basso perché volevo proprio gustarmi il paesaggio, guardate qui il numero di oggetti, la qualità, comunque ho trovato il giusto settaggio per me, sta a 50, questo video uscirà a 720p30, il prossimo lo farò a 720p60, e guardate qui che bello, inoltre mi dice, guarda, sei a destra rispetto alla linea che dovresti avere e sei un po' basso, ma basso l'ho chiesto proprio io perché voglio proprio gustarmi il video, quindi voglio gustarmi la qualità, forse ci voleva un po' più di luminosità perché
Sono partito di mattina per farvi vedere le luci. Le luci, mamma mia, le luci. Le luci è quanto di più, cioè, pazzesche, pazzesche. La qualità delle luci, delle ombre. Sì, poi ci vuole un computer, che non esiste un computer che possa far girare X-Plane al massimo, ma va bene, va bene. Ci accontentiamo, ci accontentiamo. Intanto con questo aereo qui siamo andati belli, belli forti. Io farei una cosa, visto che sono vicino, inizio un po' a togliere potenza perché voglio iniziare a scendere un pochino. Quindi scendiamo, guardate qui che bello l'aeroporto. Ed è un aeroporto freeware. Quindi guardate qui, guardate questo strumento qui, vedete questa lineetta che si sta muovendo, mi dice guarda che tu sei a posto, dobbiamo seguire quella lineetta, facciamo un atterraggio VFR utilizzando degli strumenti, perché no? Perché no? Perché non utilizzare un volo, potete fare quello che volete. Quindi guardate qui che bello, guardate quanto è bello sta cosa, quanto è bello. Quindi togliamo ancora potenza perché voglio scendere di 500, diciamo che 500 è il numero giusto. Quindi lascio un po', sto giostrando un po' con la cloche, vi ricordo sempre, guardate qui siamo allineati, adesso inizierà a scendere anche quello, quindi DLS ci dice guarda che sei un po' basso, ma va bene, perché adesso ve lo faccio vedere, l'altra volta abbiamo fatto ho premuto i pedali, colpa mia, l'ho fatto sbagliato, mi è scivolato in piede, non l'ho fatto apposta. Quindi iniziamo a scendere perché ci dice guarda che devi scendere, vedete qua, devi essere con, c'è una croce, quella croce bianca deve essere perfetta al centro, vuol dire che tu stai scendendo perfetto, però noi andiamo bene così, andiamo bene. Intanto che si abbassa sotto i 70 metto un po' di flaps, perché l'altra volta non ho messo i flaps ed è una cosa non corretta, io sono troppo a sinistra rispetto alla pista, va bene, sono troppo alto? No, va bene così. Quindi diamo un po' più di gas per tenerci alla giusto, nel giusto sentiero di discesa. Vedete qua, siamo troppo bassi. No, siamo troppo alti siamo, quindi devo iniziare a scendere. Quindi inizia a scendere. Io quasi quasi gli butto su un po' più di flaps. Quindi mettiamo 15, prima mettiamo quelli da take off. Sono troppo alto. Vabbè che ho i flaps, quindi non fa niente. È troppo alto. Io arrivo sempre troppo alto con questo aereo. Non so perché con questo aereo arrivo sempre troppo alto. Sempre, no? Non una volta, sempre troppo alto. La pista è giù e io sono sempre a... non si capisce dove. Quindi mettiamo full per avere un po' più di portanza in discesa, che è utile. Devo andare un po' a sinistra. Vediamo se riusciamo a riprendere il sentiero, magari non lo riusciremo a riprendere mai. Sto rischiando di andare in stallo in questo momento, perché non dovete mai scendere sotto i 50, diciamo. Mi sembra che sia 40 la velocità di stallo di questo aereo, un aereo leggero, quindi... Non vi preoccupa. Sono un po' alto rispetto alla pista, ma sono sempre alto rispetto alla pista, Non è che ci è una novità. Sempre così, finisco sempre alto. Guardate qui, intanto quanto è bello questo aeroporto. Ed è un aeroporto freeware. La cosa bella è che è un aeroporto freeware. Quindi quanto è bello, quanto può essere bello. Sono troppo alto, va bene. Scendiamo così, ma tanto ce la facciamo, non vi preoccupate, ce la facciamo tranquillamente. Io basta che libero un po', vedi come scende questo. L'importante è tenere d'occhio sia la velocità. E sì, è una cosa, voglio mettermi un po' più centrale rispetto alla pista, ok, così, giro un po' più di là, dove lo vuoi, ok, perfetto, ho utilizzato un po' i pedali, vedete qua, sto facendo un po' di danni, non vi preoccupate dei danni, tanto ce la facciamo. Il bello è che negli altri paesi puoi scendere anche col VFR in aeroporti grandi, in Italia un po' ti schifano, però vabbè, almeno questo è quello che si dice nel settore, io non lo so per esperienza. Quindi scendiamo la pista, vedete qua che bella, guardate qui le luci sono fantastiche di X-Plane. Qui dovremmo avere un calo di frame perché tutte queste luci e cose varie, non lo so, vediamo. Comunque diamo un po' più di potenza. Sono arrivato di nuovo alto, io arrivo sempre alto, mai che arrivo una volta che arrivo bene. Sono basso adesso, ok, vai così, ce la faccio. Io voglio che l'aereo vada un po' così a sinistra. Sto utilizzando i pedali per mettermi bello dritto. Diamo potenza perché si ferma. Diamo potenza perché si va in stallo. Ma ancora non ha dato errore, quindi ci sta. Quindi scendiamo così, dobbiamo scendere proprio ad accarezzare. 27L, come abbiamo pianificato, grazie a XP Goodway riesco a pianificare bene i miei atterraggi. Ok, vai che ci sei. Ok, good landing, cosa che mai mi ha detto. Ok, togliamo subito i flaps e cerchiamo di uscire dalla pista. Uscite il prima possibile dalla pista, ok, gira da quella parte. Intanto togliamo i flaps, perfetto. Ok, seguiamo le luci, qua dov'è che si va a girare? Quindi la pista è questa, ci sarà un'uscita per uscire. Un modo per uscire da sta pista? Eccola, sulla sinistra, ok, gira, frena un po'.
Frena, frena, frena. Ok, adesso voi direte, come fai a capire dove andare? Ma è semplicissimo, è la cosa più semplice del mondo. Io riapro XP Goodway, lo riapro, clicco GC, questo qui, perfetto. GLL, ok. E noi siamo scesi sulla 27L. Siamo usciti alla prima, quindi sapete cosa manca qui? Manca la possibilità di farti capire dove sei. Questo ci voleva. E io voglio andare tipo allo stand 150, no? Cargo, cos'è che c'è da questa parte? Non ce n'è uno da questa parte. Ok, il 453 mi dà lui la strada. Una cosa che devo aggiungere è la strada, la possibilità di avere la strada. Comunque, andiamo qua. Intanto ve lo faccio vedere da fuori. Mamma mia, da fuori è la figata unica, Intanto non riesco a guidare da fuori, ve lo dico già adesso. Da fuori è impossibile. Soprattutto se non ti metti bello dritto, guarda. Però guardate quanto è bello, quanto è bello. Quanto è bello così, quanto può essere bello. Cioè, ti fa sognare questo gioco qui, se hai la possibilità ti fa sognare. Come vedete qua mi fa 58 FPS e in volo mi faceva molto molto di meno. Abbiamo avuto quel piccolo problema, io parcheggerei anche qui, a me non è che mi importa niente. Ritorniamo all'interno, parcheggiamoci qui al gate, possiamo lasciarlo qui. Peraltro, non ho capito se mi dava anche la possibilità di vedere il gate. No, qua non mi dà la possibilità di vedere il gate. Fatemi vedere il volo l'abbiamo fatto. Frena, 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 frena. Ok, sono mosso qua. Mi fa vedere tutto il volo, l'informazione di Londra. Cioè, la parte della mappa è qualcosa che Xperia non ha e che lo aggiunge ed è fantastico. Comunque, siamo arrivati qua. Spegniamo. Non avevo spento la fuel pump. Va bene, non vi preoccupate, tanto. Non fa niente, spegniamo l'aereo, quindi spegniamo l'aereo, ok, poi spegniamo tutto quello che c'è da spegnere, spegniamo anche le batterie, ok, mettiamolo in sicurezza con i cartellini e guardate qui che figata. Niente, è bellissimo, è bellissimo. X-Plane è veramente bello, è veramente bello. E niente, finisciamo questo volo, noi ci vediamo nella prossima puntata, sempre qui su X-Plane. Ciao!